C'è un mutamento tecnologico che riguarda tutto il mondo dell'informazione, tutto il mondo legato alle riviste, tutto il mondo legato a questa funzione fondamentale che le edicole hanno sempre svolto anche di luogo di aggregazione. Tutto questo ovviamente è un patrimonio che gli edicolanti della città di Bari vogliono mantenere. E quindi mi hanno chiamato e io sono venuto qui, perché quando le persone per bene chiedono di parlare con me e di avere un sostegno, io ci sono. Oggi circa 50 città italiane ci sono delle edicole aperte per attirare l'attenzione sullo stato di crisi di questa categoria. Ma lo stato di crisi è strutturale, è lo stato di crisi dell'intero settore. Quindi bisogna che lo Stato e a scendere la Regione e i vari comuni insieme al mondo editoriale si facciano partecipi di un progetto che consenta di mantenere questa rete stupenda che ha dato tanto all'Italia, ha dato tanto ai cittadini italiani e consenta di avere una prospettiva, un futuro, perché veramente in questo momento stiamo cercando di sopravvivere. Abbiamo bisogno invece di avere garanzie per questo investimento e altri investimenti possono essere supportati e ci aiutano ad andare avanti. Abbiamo creato questa nuova struttura, insomma, augurandoci sempre il meglio.